Sindaco, oggi deve essere una serata, diciamo, ecco, di auguri, di un brindisi. Abbiamo voluto la sua presenza perché oggi è il primo cittadino. Io mi sono candidato per un'amicizia nata con lui in particolar modo, e vi assicuro che tante volte fare il consigliere comunale, almeno per come la vedo io, riveste un impegno serio, una responsabilità seria, perché io devo dare risposte serie. Voi avete il mio rispetto, sono il vostro, un vostro rappresentante. E insieme abbiamo dato tutti una mano al nostro sindaco. Quindi al sindaco noi chiediamo poche cose. Non voglio, io diciamo, voglio, chiedo il rispetto verso la cittadinanza, che ci sta, si impegna pure dalla mattina alla sera per la cittadina, quindi lo manifesta chiaramente. Chiediamo degli impegni, non sappiamo, non ha la bacchetta magica, ma ci vogliono risorse economiche, non ne ha in questa parte. Quindi ci dobbiamo impegnare tutti affinché si portino delle risorse, i fondi regionali, i fondi europei, così bisogna lavorare. Noi siamo stati eletti a giugno 2015, giugno 2015, oggi siamo a dicembre. Stiamo parlando di 6 mesi, compreso luglio e agosto, e vi dico quello che inizierete a vedere da gennaio, da fine gennaio, perché sono cose importanti. E che, ecco, il fatto, come il signore dice, del conduttore della rete idrica, quindi il potenziamento di via Opera, ma quello che sappiamo attualmente già messo in cantiere. Prima di andarmene via l'altra volta, noi mettiamo in campo i fondi dell'accelerazione della spesa di Valdoro, e stiamo parlando di un finanziamento di 5.100.000 euro che riguarda la riqualificazione di tutta la S87, via Croce San Sosso e tutte le traverse, di, anche di via Opera e tutte le traverse, quindi marciapiedi, fogli, è un appalto che per l'episodio scellerato che hanno fatto alcuni consiglieri comunali, che la cittadinanza non ha voluto più segnare, stavo perdendo quel finanziamento. Grazie al presidente Caldoro, al presidente De Luca, e rispetto anche alla procedura che ha messo in atto, noi verremo rifinanziati. Quindi c'è la causa, perché le due ditte che hanno vinto, cioè uno che ha vinto e l'altra che ha fatto ricorso, si discuterà a fine gennaio, quando il comune saprà chi ha vinto, affiderà questi lavori, e quindi partiranno i famosi lavori della S87. Sono già pronti e già sono stati anche affidati, bisogna solo contrattualizzare i lavori di due piazze importanti, che è piazza Madonna delle Grazie e piazza San Biagio nella frazione. Non li ho fatti iniziare adesso per le festività natalizie. Abbiamo il problema degli allagamenti, abbiamo fatto uno studio dove abbiamo capito che il problema non riguarda Carpizzo, ma riguarda il comune di Caivano. L'ufficio tecnico ha fatto nell'arco di 4 mesi, dico 4 mesi, ha fatto un progetto che costa la bellezza di 150.000 euro, e il comune di Cardito non ha pagato un euro, perché questo famoso progetto di questo polo scolastico di 10.260.000 euro, questo è il costo che abbiamo messo in previsione, sarà presentato, già è pronto, con un progetto definitivo, quindi allo stadio ultimo, sarà pronto, che ci è stato parlato anche in regione, ci finanzieranno questo benedetto, questo polo scolastico. Ma mica è finito tutto quello che noi abbiamo fatto. Abbiamo bloccato gli abbattimenti a Cardini, tra poco partiranno anche le nuove gare per affidare ai nuovi gestori il campo sportivo Vittorio Papa, insieme anche alla villetta comunale, perché è abbandonata a se stessa. Noi abbiamo previsto anche lì che si realizzi quella villetta, fare anche potenzialmente le strisce blu solo ed esclusivamente dove sta il campo, per le persone che vanno al campo, e quindi di conseguenza creare un'entrata strutturale per l'ente. Ma è questo un ringraziamento a Pasquale, che il fiore all'occhiello, i due lotti della slide, perché su suggerimento suo gli uffici già stanno lavorando per la realizzazione, per la progettazione, e anche questo fa parte della misura, il numero della misura non me la ricordo,
però per quanto riguarda il centro polifunzionale del secondo lotto e del primo lotto davanti un centro anziani con relativo parcheggio e servizio su tutte le attività che stanno in corso. Questi sono tutti interventi che saranno realizzati senza esborso economico da parte del comune, ma saranno tutti finanziati. A fine gennaio dovrebbero partire, perché finalmente abbiamo sbloccato anche il consorzio cimitero e dovranno iniziare anche i lavori del cimitero di Casino. Abbiamo preso dalla regione Campania, sta in via di definizione, circa 4 milioni di euro per quanto riguarda mutui contratti nell'anno 2007 al 2013 tramite l'accelerazione della spesa che è stato fatto, ci finanziano anche, quindi estingueremo da parte del comune di Casino circa 4 milioni di euro. Villa comunale. La villa comunale di Cartito, come il palazzetto dello sport, stamattina proprio con il Pasquale ne abbiamo parlato, stamattina che ci stiamo confrontando, a gennaio faremo partire anche il bando del progetto financing per il palazzetto dello sport, perché non è possibile che tutti i comuni hanno un palazzetto, noi ce l'abbiamo da 30 anni e Tonino ne sa qualcosa, perché all'epoca era lui il progettista di quella struttura, quindi ha vissuto tutto lo scempio della politica e ancora secondo me dei 10 anni più o meno, rispetto oggi no. Abbiamo preferito fare una scelta importante di darlo come project financing, gli imprenditori vengono, lo prendono e il comune di Cartito dovrebbe beneficiare sia con un fitto e sia con delle gratuità di circa 30 giorni all'anno che noi potremo disporre per darla agli scuole. La villa comunale abbiamo previsto anche lì un'esternalizzazione con un progetto per ambizioso di circa 10 milioni di euro di investimento che certamente sì, il comune di Cartito non potrà fare. Noi abbiamo previsto come idea e quindi bandiremo questo tipo di servizio che all'interno della villa comunale dobbiamo renderla vivibile non solo il periodo estivo ma anche il periodo invernale. E quindi sarà potenziato con nuove strutture sportive, sarà potenziato con qualche tendo struttura all'interno, sarà potenziata con qualche struttura ricettiva, parco giochi, punto di con circa 4.000 metri quadrati, 5 aree di 800 metri quadrati, tutto di giostre pubbliche perché verranno rimosse quelle che ci stanno, e di fronte un mega parcheggio con area mercatale, perché l'obiettivo è anche togliere il mercato dalla zona SLAI. E anche quello della frazione di Carditello che sta nella, dove sta il piazza Giovanni di Reso, per farlo unico, in modo tale che le persone che vogliono andare al mercato devono andare nella zona Cernina, perché devono unire i due territori e può fungere anche da parcheggio per la scuola di via Marconi. Da notizie che mi sono arrivate, fortunatamente in queste ore si è chiuso finalmente il fallimento della masseria. Un nuovo gruppo imprenditoriale sta sul nostro territorio e dovrebbe finalmente, penso per fine gennaio, riaprire i battenti. Questa è la notizia, è la ultima, notizia. Ho capito bene. Quindi questo nuovo gruppo dovrà intervenire, quindi riaprirà il centro commerciale della masseria. Purtroppo non è lo stesso gestore di prima. Chi? No, non lo conosco il gestore. Conosco in effetti l'attuale, ma non quello là che ha rilevato, ma non se il nuovo gruppo chi scenderà, perché non mi interessa e non lo voglio neanche sapere. L'importante da parte di centro commerciale, la stessa struttura come è stata prima, e a me quello che interessa è l'occupazione. Come a breve un altro gruppo importante, una bandiera internazionale, pure sta bene sul nostro territorio, per aprire un altro centro, una piattaforma di food dalle parti di Nemea, su quell'altro lotto, quindi penso che ci saranno altre assunzioni. Sto facendo, come si vuol dire, carte false per far aprire e quindi di far incentivare gli imprenditori sul nostro territorio per far aprire McDonald's sul nostro territorio. Quindi veramente ti vedo pure, Pasquale, ti ringrazio per questa bella iniziativa che hai fatto, che veramente ti vedo pure, vi faccio gli auguri a tutti quanti voi, alle vostre famiglie, ai vostri cari.